Ciao, sono Alberto Vetroni, 57 anni. Sono nato in Salento, ma vivo e risiedo a Cremona, la città del grandissimo Ugo Tognazzi. Ho appoggi anche a Milano, Roma, Torino, quindi mi sposto con estrema facilità. Chiaramente sono un attore e ho cominciato a formarmi circa 4 anni fa. Ho conseguito il primo diploma presso Accademia Artisti Milano. Ho frequentato poi la scuola teatrale Luigi Carini a Cremona e successivamente ho conseguito un secondo diploma in recitazione cinematografica presso Studio Cinema Verona. Per continuare a studiare, tenermi aggiornato e per la sede che c'è sempre da imparare, sono 3 anni che seguo un percorso con professione artista a Roma, con acting davanti alla telecamera. Ho avuto la fortuna già di fare delle cose interessanti, lavorativamente parlando. Sono l'allenatore croato in un film prodotto da Raoul Bova per la regia di Marco Renda dal titolo L'ultima gara. Sono il protagonista di un cortometraggio regia di Zarina Ospanova dal titolo Tutto passa. E ho recitato in teatro nello spettacolo L'ultima lacrima di Stefano Benni per la regia di Beppe Arena e collaboro col Centro Sperimentale di Cinematografia a sede Lombardia a Milano come attore per attività di carattere didattico, quindi realizzazione di esercitazioni, video, cortometraggi, eccetera. Chiaramente una passione viscerale per il cinema, ma altrettanto viscerale è la mia passione per la musica e adoro ballare, tant'è che sono un istruttore di latinoamericani e balli caraibici. Capirete che fatica faccio con questo lockdown, che non si può fare niente. Allora, vi faccio vedere i profili e le mani. Ciao!